Ma diciamo che il tumore del fegato è una delle neoplasie più frequenti al mondo, rappresenta la quinta neoplasia in ordine di frequenza ed è una particolarmente aggressiva. L'importanza di avere dei biomarcatori, quindi un sistema diagnostico molto semplice da poter utilizzare per screening, utilizzando del materiale ematico, come per esempio il siero, fa sì che si possano valutare delle sostanze, generalmente si tratta di proteine, e quindi lì dove in alcuni pazienti queste proteine dovessero essere aumentate, quindi i biomarcatori essere aumentati, fa insorgere il sospetto clinico che possa esserci una neoplasia e procedere con una ovviamente percorso diagnostico più approfondito. L'importanza di questa piattaforma nasce dal fatto che questi biomarcatori, che erano già noti nella letteratura in realtà, non erano sufficientemente, come dire, performanti per quanto riguarda la loro capacità diagnostica di individuare soggetti con un sospetto tumore da soggetti che invece non avevano questo tipo di problema. Questa strumentazione, che si basa su un principio di microfluidica, quindi andando ad ottimizzare il consumo del materiale biologico del sangue, il consumo di reagenti, i tempi, riducendo i rischi per l'operatore, eccetera, fa sì che contestualmente, nello stesso momento e nello stesso campione, possano essere dosati alcuni parametri. Parametri che, insieme ad un algoritmo che è stato pubblicato nella letteratura negli ultimi 2 anni, consente di esprimere un certo grado di rischio che un paziente ha di sviluppare di qui a breve una neoplasia appunto del fegato. Il ruolo del De Bellis sarà in particolare quello di validare, quindi quello di studiare, di capire meglio come questi biomarcatori possano essere utili, quanto possano essere utili e in quale categoria di soggetti possano esserlo, se per esempio possono rispondere alla terapia o meno, o se possono essere utilizzati soltanto come fase diagnostica. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla raccolta del 5 per 1000 che negli anni scorsi è stata utilizzata per tamponare almeno in parte l'annoso problema dell'emorragia dei cervelli che tanto depaupera la nostra terra di giovani risorse, quindi di giovani laureati. Quest'anno invece questa raccolta del 5 per 1000 è stata utilizzata per l'acquisto di questa nuovissima tecnologia, resa disponibile soltanto da pochissimo sul mercato, e quindi è un impegno quello che l'Istituto ha preso con tutto il territorio di poter riutilizzare, come dire, di poter reinvestire queste somme prese proprio a vantaggio del cittadino, cercando ovviamente di fare luce su uno degli aspetti più importanti che è quello collegato alla diagnosi quanto più precoce possibile del tumore del fegato.